È tornato, eccoci ben trovati amici telespettatori, è tornato finalmente qualcuno che ci alle domande ci dà delle risposte e quindi noi ne abbiamo bisogno, per fortuna è tornato con noi per, non solo per darci delle risposte ma anche delle informazioni in più che magari non conosciamo. Intanto visto che stanno iniziando ad arrivare delle domande, continuate a farlo perché sicuramente lui è a vostra disposizione come sempre ed è il presidente dell'ADOC Emanuele Guastavino. Grazie per essere qui con noi come sempre, presidente. Grazie a voi tutti che ci seguite, quindi speriamo di potervi dare una mano e dare un po' di risposte assolutamente ai problemi tutti i giorni. Assolutamente sì, ho già letto qualche messaggio fuori onda al nostro gradito ospite, ma le leggeremo anche in onda, quindi se volete potete telefonare al 331-365-5805 per mandare i vostri messaggi. Se invece volete parlare con lui direttamente, 379-1492-991. Allora, da dove iniziamo? Sono tante le domande. Bene. Però prima incomincerei con quella che abbiamo letto e che abbiamo sentito, che è questo del caro bollette, se lei è d'accordo. Intanto ricordatevi che l'ADOC la trovate in Piazza Colombo, quindi a vostra disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì compreso, quindi potete telefonare, prendere un appuntamento oppure per andarla a trovare, oppure insomma chiedere informazioni come volete. Allora, andiamo prima col caro bollette e poi vado avanti con le mie domande. Ma insomma, in questo del caro bollette è un po' uno spettro che ci stiamo in qualche modo portando dietro da almeno 3-4 mesi, sappiamo. Ce lo stanno annunciando, anticipando almeno da 3-4 mesi. Gli effetti diretti stanno arrivando adesso, in questi giorni, sulle bollette reali di questi giorni. È evidente che c'è un problema legato all'energia e quindi alla capacità di rifornimento sia del gas che della corrente elettrica e gli aumenti di questi prodotti, almeno per i grossisti, per le compagnie, in alcuni casi si annuncia essere 4 volte tanto quello che normalmente viene costava, diciamo, questo tipo di bene. Quindi ovviamente questo tipo di aumento così sproporzionato si andrà a riverberare pressoché totalmente sulla composizione delle bollette, sia per le persone, per i cittadini normali, ma anche, per non dire soprattutto, ma sicuramente anche per le aziende di produzione che hanno, come sappiamo, consumi molto importanti e quindi si troveranno a fare i conti con degli aumenti significativi delle bollette. Questo non lo mettiamo in dubbio. C'è un ragionamento, mi piace parlare di questa roba perché c'è un ragionamento che sta facendo l'ADOC, preparerà uno studio, magari poi ne parleremo nelle prossime puntate. Occasioni, nelle prossime puntate che avremo. Con l'ufficio statistica vedremo di capire bene cosa succede alle persone che hanno uno stipendio di 1500 euro netti al mese, che intanto non sono tanti, sappiamo che pochissima gente o poca gente guadagna queste cifre, comunque soltanto che 1500 euro al mese riuscire a sbarcare, come si diceva una volta, al lunario diventa è abbastanza complicato. Se a questo aggiungiamo magari degli aumenti spropositati di 100-150 euro per bolletta, davvero certa gente non saprà come fare. Peccato che tutte queste persone che hanno questo tipo di reddito non potranno beneficiare degli abbattimenti governativi, perché gli abbattimenti governativi saranno riservati, se vogliamo indirizzati, verso i redditi molto bassi, quindi stiamo parlando di ISEE da 8.000 euro. Però tenete presente, mi piace sottolineare, poi cercherò di dare i numeri e cercherò di dare un po' un quadro, perché
il nostro governo deve cominciare a pensare anche ai redditi legati alla cosiddetta bassa borghesia, cioè sono coloro che con lo stipendio di una persona a 1.500 euro piuttosto che con due stipendi da 1.000, da 700 euro fanno fatica tutti i mesi a concludere insomma le spese per la propria famiglia, e quindi anche a quelle persone dovremmo chiedere con forza che possa essere dato un aiuto. Allora, stanno arrivando intanto un po' di messaggi, qualcuno gliel'ho letta fuori onda, perché sapendo che lei era presente, una signora, andiamo subito a leggerle tutte e due. La commissione per il pagamento della bolletta Enel Energia elettrica è passata a 2 euro e non ci sono possibilità di avere alcuna riduzione. Come mai? Grazie mille, grazie della risposta. Come mai? Angela. Perché purtroppo è l'ennesimo balzello. Enel ha cambiato proprio per l'energia, non tutte per fortuna, ma insomma quelle che erano le bollettazioni che andavamo a pagare in posta e che, ricordo, già erano agevolate per gli ultra settantenni, mi sembra di ricordare, quindi gli ultra settantenni pagavano meno. Queste nuove bollette, se avete visto, è cambiato proprio il format del mandato di pagamento, non è più un bollettino postale ordinario, ma è un foglio insomma diverso, però foglio diverso che ha questi bei 2 euro in più di tassa, da pagare per effettuare appunto, diciamo, assolvere i compiti di pagamento delle bollette. E quindi però, cioè, come mai? Perché siamo nel solito paese dove nessuno alla fine poi riesce a incidere o a gridare più di tanto per cercare di contenere queste situazioni. Devo dire che però, per quanto riguarda le associazioni, abbiamo quotidiani rapporti con l'Authority per l'energia, ci faremo parte diligente di chiedere se possibile di ritornare indietro rispetto a questo tema. Un'altra signora invece le chiede: vorrei fare una domanda al suo ospite, com'è possibile che mi arrivino bollette esorbitanti da 150 a 180 euro pur non essendo mai a casa e tenendo acceso solo il frigo, che comunque è una classe A? Ma insomma, detta così è una domanda un po' complicata a cui dare una risposta. Allora, intanto le bollette, per quanto attiene l'energia elettrica in particolare, mi sembra che sia questo il caso, comunque anche il gas, gli aumenti saranno legati alla quota proprio di consumo di energia. Se la signora paga tanto, probabilmente è perché consuma tanto, nonostante quello che ci sta comunicando, perché sono assolutamente d'accordo che il frigorifero consuma zero. Quindi magari controllate, schiacciate 6 volte il bottoncino che c'è sul contatore, schiacciamo per 6 volte quel pulsante che abbiamo sul contatore, a un certo punto esce fuori il valore, l'indicazione del consumo. Segnatevelo, andate a vedere sulla bolletta e vedete intanto se ci sono degli scostamenti, ecco, in più piuttosto che in meno. Se sono in più sono soldi che dobbiamo dare alla compagnia, se sono in meno sono soldi che ci stanno trattenendo in più la compagnia, ecco. Quindi questo è comunque un lavoro che bisogna fare, è una sollecitazione, io sono il primo a non farla, però che devo fare alle persone, bisogna farlo, certo. Bisogna comunicare, ci sono anche le date, normalmente entro il 22 di ogni mese, per poter comunicare le letture reali alla compagnia, perché i contattori, sappiamo, sono elettronici, dovrebbero fare le letture da remoto, ma molto spesso le compagnie alla fine poi fanno una stima di consumo e ci arrivano le bollette che non sono, diciamo, conformi a quelli che sono i reali consumi dell'utenza. Sono Marta da Recco, non riesco a capire se l'aumento delle bollette è solo nella parte dedicata alla materia prima, quindi gas o elettricità, o anche a tutti i costi correlati, come per il costo del trasporto, no, del contatore, certo, e tutte le altre spese, per di cui peraltro no, non ho mai cara capito l'entità. Marta, l'entità è grossa. Allora, ritorno, l'ho già detto tante volte, intanto che nella composizione di una bolletta, se noi abbiamo una bolletta da 120 euro, facciamo esempio, per il passato il valore delle imposte, delle spese di distribuzione,
degli oneri accessori costava praticamente di quasi 80 euro, solo in queste, di ripartito in queste tre voci. Quindi su 120, 80 erano ripartite su queste voci e 40 finalizzate solo al consumo. Per fortuna, se vogliamo, il governo, proprio in virtù di questo aumento dei costi, ha abbassato significativamente, anzi direi annullato, gli oneri accessori e ha abbassato i valori dell'IVA. Questo per cercare di ammortizzare l'impatto, che è importante. Guardate, stiamo parlando del 50%, in alcuni casi anche di più, di aumento sulla voce costo energia. Quindi tranquillizziamo la signora che ci chiama da Recco per dire gli aumenti purtroppo riverbereranno esclusivamente sulla componente energetica, sia gas che luce. Allora, io ho visto, lo so, nel senso che l'ADOC come associazione fornisce l'assistenza ai cittadini per quanto riguarda la creazione dello SPID. Sì. Lo SPID, che l'abbiamo già detto in più di un'occasione probabilmente, è quel codice che l'amministrazione pubblica ha messo a disposizione dei cittadini, è un codice informatico, sostanzialmente si scarica sul cellulare, c'è tutta una procedura neanche tanto semplice, devo dire. La nostra associazione ne sta facendo davvero molti di questi SPID, che sono codici obbligatori per colloquiare con le amministrazioni pubbliche. Cosa vuol dire questo bel discorso? Vuol dire che se ho bisogno di mettermi in contatto con la Previdenza attraverso il web, devo sempre attraverso il computer piuttosto che il telefonino inserire il mio SPID. Noi non solo forniamo alle persone lo SPID, ma poi in corso d'opera molto spesso gli diamo anche le indicazioni per poterlo usare, perché noi attiviamo lo SPID, poi magari per 4-5 mesi una persona non ha bisogno, quando arriva il bel momento poi comincia a avere dei problemi di collegamento e noi cerchiamo ovviamente di aiutarli e spiegargli come stanno le cose. Però insomma è uno strumento indispensabile, oramai tutte le volte che dovremo parlare con comune, provincia, previdenza sociale, INEL e quant'altro, poi l'intendenza di finanza ci potrà venire in mente, dobbiamo farlo attraverso questo codice di accesso. È una sorta di PIN, è il PIN che si diceva un po' di tempo fa, fino a qualche tempo fa, questo diciamo abbiamo cambiato il nome, in questo caso si chiama SPID, però ci vuole per accedere ai servizi pubblici. Ad alcuni servizi. E a proposito dei servizi, ho visto che fate anche assistenza per quanto riguarda il cambio di residenza. Sì, Come può avvenire questo? Dire... Cioè io cambio, vado in un'altra città, vado, no? Allora, ma insomma, il ragionamento è questo, lo sappiamo, lo diciamo. Purtroppo la Liguria, Genova, è la regione con il tasso di l'età media più elevata di tutto il nostro paese, addirittura insiste sull'Europa, in alcuni casi addirittura a livello mondiale. Ricordiamo che forse la popolazione più longeva o comunque più anziana è giapponese, ma subito dopo arriva l'Italia. Il palmarès in Italia ce l'abbiamo noi come Liguria, e nell'ambito della Liguria ci sono addirittura province ancora più diversificate, mi viene in mente Savona, che rispetto a queste cose è davvero al primato, purtroppo. Purtroppo perché ovviamente la popolazione anziana ha anche un po' meno stimoli, anche molto stimoli, meno stimoli, perché ovviamente le persone anziane sono in fondo ai loro percorsi di vita e quindi forse anche per diciamo approcciare, per cercare di fare cose, di innovare, insomma è chiaro che poi ci sono un po' più difficoltà. Quindi voi cosa noi fate? Facciamo il tipo perché l'età si abbassi velocemente, sì, perché sennò la poi gente ci sarebbero problemi. Quello che dicevamo prima, e noi diamo dobbiamo far figli, questo sarebbe di fatto ma dobbiamo creare la possibilità che questi giovani abbiano ora un vedremo al di là delle solite strombazzate che fa il governo spesso il contenuto del cosiddetto assegno unico, che sostituirà di fatto l'erogazione degli assegni familiari.
Vedremo se sarà effettivamente incentivante, perché ci sono paesi, mi viene in mente la Francia, dove per ogni figlio danno un contributo di 500 euro al mese, quindi voglio dire, è chiaro, perché loro giustamente o insomma molto accortamente a suo tempo hanno visto questo trend di declino della popolazione e hanno voluto incentivare le famiglie a fare dei figli. E questo insomma attraverso gli assegni familiari, in questo caso attraverso l'assegno unico, si può dare un sostegno e magari dire ai ragazzi giovani: va bene, mettete su famiglia, mi raccomando, facciamo figli, vi aiutiamo, che anche la nostra società rimanga più giovane. Certo. A questo proposito riprendiamo rapidissimamente il ragionamento che abbiamo fatto per il discorso delle residenze. È chiaro che avendo una popolazione anziana abbiamo una popolazione che è più resistente ai cambiamenti e soprattutto allo sviluppo dell'attività informatica e quindi anche per la concessione delle residenze, per evitare di muoversi e andare a richiedere, a fare tutti i percorsi per la richiesta di queste residenze, in alternativa si può venire da noi, noi vi assistiamo, vi facciamo tutta la pratica, insomma, e devo dire che stiamo notando che davvero tantissima gente sta venendo da noi per fare questo tipo di servizio. Ecco, allora un'altra invece, per quello che per i certificati anagrafici, così uno dice evito di fare tanta coda quando si va nei comuni. Sì, ora noi stiamo un po' vedendo perché ovviamente il servizio comunale è sostanzialmente gratuito, insomma, poi effettivamente comunque stiamo verificando la possibilità di poter fare anche questo servizio, quindi nascita, morte, insomma tutte le varie certificazioni in sostituzione del comune, perché onestamente magari al comune di problemi davvero ne hanno, ci sono certo, un sacco certo, di cose, certo, un sacco di difficoltà. Ricordo che praticamente pochi mesi ormai che lo sportello anagrafico, quello almeno quello principale di Corso Torino, ha riaperto gli uffici al pubblico, ma sono stati chiusi quasi 2 anni, insomma, quindi poi la gente alla fine ha bisogno del contatto. Ma fate anche quei certificati storici per quanto riguarda il discorso di stato civile? Diciamo che stiamo verificando l'opportunità di farli, perché sono servizi totalmente gratuiti dal comune, noi oggettivamente non li possiamo concedere in gratuità, probabilmente faremo richiederemo una sorta di un tesseramento, diciamo, un po' sociale, un po' ridimensionato per queste cose, per cercare di dare comunque il servizio a quelli che insomma hanno davvero bisogno per fare queste cose. Le è arrivato un messaggio che fa sorridere, però in effetti anch'io avrei lo stesso problema, gliel'ho chiesto prima, mi dice no, ma non è... Ah, lei ha lo stesso problema, bene, a me mi dica, che no, problema ha? Me lo sono posta anch'io come domanda, voglio dire, del mondo dei furbetti, no? Dice, se qualcuno aumentasse ancora prima che arrivi il caro bollette? Questa era una... Ma una cosa che abbiamo detto, insomma, questa è una cosa un po', anche se un po' scherzosa, però come è... sempre noi genovesi si preoccupano. No, ma io credo proprio che sia un po' una domanda che la si fa a tutti. Ma guardi che i furbetti perché sono se lei si ricorda la benzina era aumentata prima ancora che arrivasse, cioè non è che quella che avevi là dentro ti sia aumentata, l'hai pagata meno, per purtroppo cui non è che... i furbetti nel ci nostro sono paese, noi siamo il paese dei furbetti e lo vediamo nella vicenda, sembra quasi che passi sotto traccia, ma non è così. Quel discorso degli abbattimenti dei benefici del 110% sugli immobili. Certo, intanto certo. I famosi furbetti, e che potrebbero essere quello esattamente che dicono queste anche persone, a questo livello, ma è vero, i però, famosi furbetti hanno fatto in modo di alzare quasi del 100% il valore dei lavori. Dei lavori. Perché se noi andiamo a fare un po' di confronto, quando c'era il periodo di depressione, dove non si faceva lavori e tutto il resto, la contezza di alcuni lavori era decisamente inferiore. È un'altra domanda che mi era arrivata questa per quando poi abbiamo messo in pista grandi aiuti, una grandissima opportunità per tutte le aziende edili, c'è stato cose da pettinare coi sassi, a partire da questa truffa che dicono che consta 440 milioni di euro almeno, che sono un numero stratosferico di persone, insomma, che in sostanza prendeva le agevolazioni su
attività assolutamente fittizie o comunque attraverso inganni, attraverso situazioni diciamo forzose e truffaldine. Questo per dire, il provvedimento è buono, le aziende edili tutte soffrivano, noi non siamo contenti, tant'è vogliamo andare costruire sistemi per truffare. Io in queste cose sarei molto rigoroso, vorrei una giustizia finalmente che funzionasse in maniera rapida, efficace, per punire questi atteggiamenti, ecco, che sono assolutamente disdicevoli e che alla fine ci fanno fare una brutta figura come paese, quando il nostro paese è uno dei più belli dal punto di vista, diciamo, della natura, ma è anche molto avanti rispetto a tutto il resto del mondo come capacità intellettuale. Noi siamo davvero i più bravi, io continuo a dirlo, però molto spesso ci squalifichiamo con queste maledette diciamo iniziative truffaldine che ci squalificano in maniera pesante. Tutto il bello che è il buono che possiamo avere. Per quello che mi piace. Scusate, lo scuro. In alcune invece cose mi piace, veramente mi dà fastidio questa roba. Perché qua ha questa possibilità, intanto, di poterlo dire in diretta senza nessun blocco, e ci mancherebbe altro, la libertà di esprimere la propria opinione. E poi io e lui, poi abbiamo sempre avuto questa specie di feeling, di comprensione da ambo le parti, per quello che io non tradisco lui, ma lui non tradisce me, perché sa che vogliamo il bene dei nostri telespettatori. Guastavino, volevo chiederle un'altra cosa per quanto riguarda il gas centralizzato. Io ho sentito quella famosa notizia per quanto riguarda le persone con ISEE, no? Perché come dire, di sotto gli 8.000 erotti. Cioè è la cifra, diciamo, importante base, insomma, di cui abbiamo parlato prima. Cioè, ricevono una lettera, sono avvertiti. Ricevono c'è un aiuto. Problema. Allora, il senso è questo: cioè, intanto non scopriamo niente. È un'iniziativa che era già operativa negli anni precedenti. Oggi però, per alcuni tipi di impianti, specificatamente quelli centralizzati, le persone che hanno quel tipo di importo di ISEE, quindi 8.000 euro, ricordo, quindi un ISEE bassissimo, famiglie davvero disagiate, sempre parlando delle situazioni, che tutta la situazione sia trasparente e corretta, chiaro. Diciamo che sia così, però a queste persone verrà riconcesso l'aiuto per il bonus gas. Mentre negli anni scorsi questo bonus veniva scontato direttamente nelle bollette, solo per i centralizzati, lo ribadisco, mi raccomando, prestiamo attenzione, arriva una lettera direttamente dall'ente che dice: guarda, caro signore, lei ha titolo e ha diritto a ottenere il bonus. In questo caso, se venite da noi vi facciamo la pratica. Proprio pochi secondi, però vorrei che lei ci rispondesse anche su questo. Se anche posso. Le persone, no, sicuramente. No, sempre su questo. Anche le persone che vivono nelle case di arte in affitto. Soprattutto le persone. Loro possono. Anche perché è molto richiedere. Probabile che ci siano degli aspetti, dei problemi, diciamo, di reddito talmente basse che quindi gli fa confluire. Quindi possono richiedere questo bonus. Basta allora, telefonare all'ADO. Non è un problema dire di fare. Le persone che hanno fatto a suo tempo la richiesta e consegnato la documentazione, purché abbiano quelle situazioni, gli viene recapitata a casa una lettera. Direttamente. Però con quella lettera devono venire da noi, oppure possono venire da noi o farsela da solo, la domanda per poter accedere. Per avere al bonus. Le agevolazioni quindi di questo bonus. Bene, io sono contenta perché ci ha dato ulteriori informazioni per quanto riguarda anche il nostro timore sulle spese che andremo, ma perché non riusciamo mai a dire riceviamo, dobbiamo andare, dare. Va bene. Comunque ci dà delle risposte. C'è una bella sera, comunque lo dirò, ci ritorneremo, faremo un po' uno studio, perché insomma c'è tutta una parte di popolazione che rimane esclusa da queste agevolazioni, credo che non sia giusto. Ne riparleremo. Bravo, la prossima settimana. Grazie al presidente dell'ADOC Emanuele Guastavino, alla prossima settimana naturalmente per ulteriori informazioni. Io a livello personale ringrazio come sempre la regia, ringrazio l'emittente che ci ospita. Ci vediamo domani, giovedì, ci vediamo domani con altri argomenti. A domani.